Fratelli Rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno e buon giovedì a tutti amici. C'è un traffico della Madonna, vi faccio un po' vedere Istanbul. Mica ragazzi, guardate la macchina presidenziale, guardate che bordello, guardate che peli che si fanno. Sono matti questi qua. Cioè ci lamentiamo del traffico che c'è da noi, ma questi qua si fanno dei peli che sono assurdi. Ma va, 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 guarda, 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 guarda. Aspetta, sì, sì, posso, guarda, ho visto cose qua in Turchia alla guida che voi umani non potete capire. Comunque, ragazzi, la cosa che ho qua in testa, l'ultima mi ha detto, ma ti sei trapiantato il parrucchio? No, queste qua sono croste, tornerò come quando sono partito, perché queste qua cadranno, ok? I bulbi il primo mese cadranno e in giro di 6 mesi con gli sciampi che dà loro, con i trattamenti che fa loro, praticamente ricrescono. Il risultato, vi dico che devo ancora provare sulla mia pelle, quindi... Fin quando non l'ho provato sulla mia pelle, comunque non ci credo, però dico che sulla pelle degli altri, che era già la seconda volta che andavano lì per farsi la parte dietro, perché anche io devo tornare per farmi qua dietro la parte dietro, gente che qua sopra non c'aveva capelli, dopo un anno addirittura si fanno con il gel, si fanno i capelli a spazzola, per dire. Ho visto gente lì in albergo che non era felice, di più ha detto, ho speso tanti soldi, però comunque sono stati soldi spesi bene. Per tutti quelli che mi hanno scritto su Instagram, tanti mi avete scritto che tanti hanno problemi, anche mio papà ha problemi, anche io ho problemi, anche io vorrei. Quando uscirà fuori il video che mi farà loro, che adesso sto andando a fare l'ultima intervista, che poi metteranno insieme i pezzi e faremo praticamente questo video qua che verrà fuori, dove ogni volta, ormai li sponsorizzerò, verrà fuori comunque sia il loro nome, poi vi darò il numero della persona dall'Italia con cui potete interferire, per chi vuole. Ragazzi, io non ci guadagno nulla, perché il mio guadagno è stato quello di fare un trapianto comunque gratuito, essere seguito gratuitamente, quindi io su di voi non ci guadagnerò nulla. Per chi è che vuol farlo, poi perché è che vuole aspettare e vedere sulla mia pelle anche 6 mesi i risultati, ci mancherebbe altro. Vediamo un attimino cosa succederà sulla mia testa, vedremo un attimino. Comunque, detto questo, lasciamo stare queste cose qua, ne parlo visto che me lo state chiedendo in tanti. Parliamo un attimino di calcio. Ieri ringrazio il Tringa che mi ha ospitato in live, mi ha fatto una bella live, datevela a vedere, con lo zio Pitt e il Tringa. Abbiamo parlato tanto di mercato, abbiamo parlato di un po' di tutto, però abbiamo parlato anche di mercato. Sapete che io non ho fonti, io vado sempre, magari dico il mio parere, perché io non ho fonti all'interno, è inutile che mi metto qua a dire arriverà questo, leggendo le stesse cose che leggete voi, quindi è inutile che vi prendo per il culo. La mia fonte è Realtring, che adesso giustamente c'è il suo canale, giusto, le fonti, e dice sul suo canale, e ci mancherebbe. Quindi io vado sempre per... insomma, per non neanche intuizione, dico sempre il mio parere, secondo me, su che mi piace, che prenderei, che ci farebbe comodo comunque il rosa. Allora, abbiamo appurato che comunque quello che ci serve adesso, si è fatto male chi? Un difensore che ha finito la stagione, che era un nostro pezzo da 90. Quindi, per cui, ci serve chi? Ci serve un difensore. Botman costa tanto e difficilmente riusciamo a fare come abbiamo fatto col Chelsea, con un prestito oneroso, con Ob. Sicuramente Lille, se te l'è, vai lì con i soldi, se vai lì con i soldi che è indebitata, cacci i soldi, te lo dà, se no te lo sogni. Secondo me Botman, che se dovesse arrivare, cosa che secondo me non arriverà, lo chiameremo Batman. L'ipotesi, quella più accreditata secondo me, è proprio quella di Bremer, ma perché c'hai l'asso nella manica di Pobega. Pobega da Pioli non è visto né come un mediano né come non so che cosa, comunque sia è uno di quei giocatori che secondo me Pioli, se l'ha fatto andare via così facilmente, a parte che comunque sia no, adesso come adesso sinceramente poteva magari anche giocare, vedendo il minutaggio, vedendo che Bakayoko comunque l'ultima partita ha giocato titolare, qualcosa di minutaggio ha avuto, non lo so. Però fatto sta che comunque Pioli, se l'ha fatto andare via con così tanta facilità per farlo giocare, come è stato giusto che sia, perché già eravamo coperti da Tonali, da Kessié, da Bennacer, avevamo anche preso per 2 anni Bakayoko, non avrebbe avuto comunque spazio. Cioè tenere un giocatore lì per farlo giocare magari 4 partite l'anno è meglio che lo mandi a Torino, lo valorizzi e esploda come è stato fatto. Quindi comunque secondo me è stata una scelta giustissima da parte della società di far andare via comunque sia Pobega per farlo giocare e farlo crescere. Potrebbe essere una fedina di scambio. Dico, a me Bremer mi fa impazzire. Bremer per me dietro con Tomori non passa nessuno. Bremer è bravo tecnicamente, è una bestia fisicamente, è veloce, segna anche dei gol, è forte di testa, c'ha personalità e soprattutto c'ha questa, c'ha fame. Bremer è un giocatore che ha tanta, tanta, tanta fame, e noi siamo quelli giocatori che ci servono per dare
per dare ancora una forza in più a questa rosa. La fame è sempre stata la nostra forza che ci accompagna negli ultimi 2 anni. La fame è la nostra forza, la fame deve continuare ad essere la nostra forza. L'impegno, la dedizione al lavoro, la cattiveria con cui si gioca, queste sono le armi con cui bisogna assolutamente continuare questo campionato per puntare a vincerlo, perché non ci dobbiamo nascondere. Siamo dietro, non perché adesso siamo dietro un punto con l'Inter, diciamo no, l'importante è che arriviamo in Champions, no, col cazzo, quest'anno dobbiamo provare a vincere. L'Inter è fortissimo, ma siamo forti pure noi. Di certo non siamo quelli visti l'ultimo mese, ma perché siamo stati anche smantellati. Quindi guarda che robe che fanno qua la guida, mamma mia che robe che fanno. Cioè, scusate, faccio un po'. Cioè, si fanno dei pei. Guarda, intanto il traffico. Siamo arrivati. Guarda. Stavo dicendo. Indi per cui. Mi sono perso il filo. Mamma, si fanno dei peli allucinanti. Bremer, secondo me, sarebbe veramente una giusta carta. Poi, adesso, questa cosa qua della Coppa d'Africa, si gioca se non si gioca. Ieri ne abbiamo parlato tanto in live. Tutti d'accordo che la Coppa d'Africa non si dovrebbe giocare, ma non perché non dobbiamo mandare i giocatori, a parte che sarebbero via un mese e mezzo perché dovrebbero farsi anche la quarantena di ritorno. Ma per una cosa di sicurezza, una cosa morale. Cioè, là non hanno di sicurezza. Oh, ma falla passare. Di sicurezza praticamente c'hanno meno di zero. Cioè, tornare a casa, dobbiamo rifermare i campionati per la Coppa d'Africa, anche no, come abbiamo rinviato un europeo, è giusto rinviare anche la Coppa d'Africa, ma non perché sia meno importante del campionato sudamericano, del campionato europeo, perché uno è giusto che giochi per la propria nazione, se magari si è preparato per fare quella Coppa lì, ma perché proprio per non togliere la sicurezza ai nostri campionati europei, ma non parlo soltanto del nostro, ma di tutti proprio. Cioè, sinceramente, poi di non vedere il calcio, sinceramente mi sono stufato. Come c'è da dire che magari questo qua potrebbe essere il primo tassello di che questi geni fanno per rimettere ancora gli stadi vuoti, o magari ancora peggio, per richiuderci stadi vuoti, richiuderci tutto quanto, lasciarsi ancora senza lavoro. Questa qua è la paura che mi affligge da un po' di tempo a questa parte. Mi auguro che non lo facciano, ma questi qua ormai sono capaci di tutto e di più. Detto questo, ragazzi, vi mando un grosso bacio, sono andato a fare la medicazione. Ci sentiamo oggi pomeriggio, facciamo una live, ore 16, ore turca, ore 14, ore italiana, facciamo una bella live. Vi mando un bacio, vi mando un abbraccio, ragazzi. Ciao a tutti.